Lo scorso 9 luglio, nella hall dell'aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi, si è svolta la conferenza stampa del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli. Grazie al Movimento 5 Stelle, fanno sapere i pentastellati, parte il rilancio dello scalo salernitano dopo la firma sul decreto di concessione per la via libera al progetto di integrazione dell'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi con l'aeroporto di Napoli, un risultato atteso da 20 anni e realizzato grazie a un lavoro sinergico tra governo e portavoce del Movimento 5 Stelle ad ogni livello istituzionale. È una gran bella notizia dopo anni di inerzia. Oggi la notizia principale è che la Direzione Generale Aeroporti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha firmato l'approvazione del progetto definitivo. Quindi ora la palla passa all'ente gestore, al gestore dell'aeroporto, perché possa e debba fare velocemente, entro il 31 dicembre di quest'anno, tutte le gare per l'appaltabilità dell'ampliamento di questo aeroporto, che è una delle opere più necessarie che ci possono essere in questo territorio, perché parliamo di uno dei territori più belli d'Italia e probabilmente del mondo, in cui i turisti oggi non possono ancora accedere anche a causa di un aeroporto che non può ovviamente sopportare e sottostare alle necessità. Per 20 anni qualcuno ha bloccato il rilancio vero di questo scalo, perché evidentemente c'erano lotte di potere sulla gestione dell'aeroporto. Non ci dimentichiamo che De Luca 10 anni fa aveva bloccato l'ingresso di JSAC nella gestione, che già dal 2009 era in grado di poter entrare nella gestione e anche di stanziare i fondi per l'ampliamento. Parlò all'epoca di colonizzazione dei napoletani. Oggi evidentemente ha cambiato idea, certamente è tra i principali responsabili, e lo cito solo e soltanto perché ha il coraggio di prendersi un merito che non ha nella maniera più assoluta. Quello che ci interessa a noi, e quello che ci ha sempre interessato, è fare in modo che i cittadini campani possano avere un sistema aeroportuale migliore, più efficace, che possa soddisfare le esigenze, visto che Napoli ha un cap, come sapete, c'è un limite massimo dei passeggeri e quindi c'è una domanda inespressa, e con questo aeroporto proveremo a soddisfarla. La paternità è di chi ha lavorato, perché questo aeroporto è stato fonte di grande spreco, come tutti noi sappiamo, come sanno tutti i cittadini. Tutti ricordiamo quando la provincia pagava il vuoto per pieno, quindi i cittadini della provincia di Salerno pagavano perché gli aerei volassero vuoti. Questo ce lo ricordiamo bene, ci ricordiamo bene degli sprechi. Adesso quello che vogliamo fare è fare in modo che questo aeroporto possa realmente funzionare. Bisogna, come tutti sapete, mettere a posto la pista per aumentare la portanza, bisogna allungare la pista. Adesso l'obiettivo è fare in modo che la gara venga bandita rapidamente, celermente, e possibilmente entro la fine dell'anno vengano anche aggiudicati i lavori.